Oggi con questa conferenza stampa presentiamo due progetti importanti per la città di Lanciano e grazie alla Regione Abruzzo e nella persona dell'assessore Campitelli siamo riusciti a ottenere dei finanziamenti concreti che ci permettono oggi di dire alla città che siamo in grado a breve di riconsegnare un'opera incompiuta ormai dal 1999 al quartiere Santa Rita, dove c'era questo immobile che non è stato mai terminato a causa di un fallimento. Oggi, grazie al finanziamento della Regione di 1.874.000 euro più 400.000 euro di residui che aveva di Fondiate, riusciamo a rimettere in piedi su questa palazzina senza fare la demolizione e ricostruzione, perché abbiamo verificato della sismicità, abbiamo fatto dei controlli e grazie all'utilizzo di nuove tecnologie riusciamo a realizzare 12 alloggi. 12 alloggi che saranno a canone sociale e che verranno consegnati all'amministrazione comunale per far scorrere la graduatoria. Un'opera importante e riusciamo veramente a fare qualcosa di interessante per la città. Poi sul quartiere San Giuseppe abbiamo presentato un altro progetto, è un progetto di riqualificazione di un edificio di proprietà Ater, dove andremo a cambiare gli infissi e metteremo pannelli fotovoltaici e pompe di calore. E la cosa interessante di questo progetto che era correlato a una realizzazione di un parco urbano. Come sapete benissimo, nel quartiere San Giuseppe c'è un'area, c'è un campetto in totale abbandono. Noi, di proprietà anche dell'Ater e parte del comune, abbiamo fatto un accordo col comune e faremo la riqualificazione di quest'area facendo un campo polivalente, faremo la sistemazione delle acque pluviali, faremo panchine per ragazzi disabili, per anziani, parco giochi. E metteremo telecamere di videosorveglianza e anche 12 biciclette elettriche. Questo è un progetto che l'Ater è fiera, molto molto fiera, grazie anche alla Regione Abruzzo che ci ha dato questa possibilità. Come governo regionale siamo molto attenti alla qualità dell'abitare e quindi non possiamo che sostenere tutte le iniziative che ci vengono dalle diverse ATER regionali. Diversi sono i finanziamenti su tutta la Regione Abruzzo. Questa mattina abbiamo presentato insieme al presidente ATER di Lanciano Vasto due progetti importanti insieme al sindaco di Lanciano, con un finanziamento regionale complessivamente di 2.300.000 euro. È un risultato tangibile, la Regione Abruzzo c'è per Lanciano, c'è per Vasto e c'è per tutta la Regione Abruzzo, per tutte le situazioni di degrado che noi vogliamo trasformare in sicurezza, ma soprattutto aumentare la qualità di vita dei nostri cittadini.